Buongiorno ragazzi, benvenuti alla mia prima recensione di un Funko Pop. Oggi vi vorrei recensire uno di quelli che ho acquistato dal sito Emp con una loro collaborazione. Si tratta di Sirius Black, il numero 16. Questo è il fronte. Questo è il retro. Qui abbiamo gli altri della sua serie con Harry Potter, Hermione in stile ballo del ceppo, Ron nello stesso stile, Draco, Luna, Silente, Sirius che è il mio, Dobby, Neville e il Dementor. Devo dire che mi ha particolarmente colpito questo Funko per i dettagli, soprattutto del vestiario. Passiamo ad aprirlo con molta cautela, ho sempre paura di distruggere qualcosa. Come sfondo ho utilizzato un vecchio album di figurine di Harry Potter, magari qualcuno di voi l'ha riconosciuto. Ovviamente non l'ho completato. Ero troppo piccola per avere tutti quei soldi per completarlo. Comunque, passiamo alla bellezza di questa action figure. Provo a spostarmi dalla luce e a mettere un po' a fuoco. Guardate che bello. La bacchetta, i particolari. Cioè, è uno di quelli riusciti meglio, secondo me. Ci sono alcuni tipo Dobby, dove mi hanno detto che sono un po' bruttini, anzi mi hanno sconsigliato di acquistarlo, ma di questo sono rimasta felicemente sorpresa. Chissà se si tiene in piedi, sì che si tiene in piedi, è bellissimo. Ovviamente la particolarità dei Funko, tranne credo alcuni degli ultimi, tipo ho visto quello della Sirenetta, stranissimo, non hanno la bocca, ma ci sta. Questo è bellissimo. Ovviamente, come avevo anticipato nell'unboxing, ho scelto questo e Malocchio insieme a Remus che avevo già, il tutto in funzione di un futuro acquisto di Tonks, nella speranza che ovviamente la Funko mi dia una mano lo emetta. Oddio, non so più parlare, vi chiedo scusa. Spero che questa recensione vi sia piaciuta. O anche semplicemente vi sia servita per poter scegliere quale Funko acquistare. Questo lo credo molto dettagliato. Guardate la bacchetta. Vediamo se riesco a mettere a fuoco. E niente. Ci vediamo alla prossima recensione. Mi raccomando, seguite la mia pagina su Facebook, Keep Calm and Don't Call Me Ninfadora. E magari mettete un like. Buona giornata!